Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Minecraft. Signori, io sono Maullo e oggi ripartiamo con la nostra avventura di Minecraft. Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gente e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Entro la fine dell'anno? Che cazzo lo sto dicendo? Dentro la fine dell'anno? No, signori, il prima possibile, signori. Ma senza il vostro aiuto questo non ci riusciamo. Fade subito iniziare così ancora prima di partire. Allora, signori, cosa facciamo nel video di oggi? Oggi video molto rilassoso. Intanto il sole è là, ma io ce l'ho il letto dietro? Noi non abbiamo il letto dietro, siamo delle belle teste di ciucci. Allora, va bene, ci eravamo lasciati nello scorso video in cui dovevamo esaminare un attimino questo villaggio. Allora, ho un'ascia, sì, l'ascia ce l'abbiamo, leviamo la zappa che attualmente non ci serve. Recuperiamo quest'albero che è messo proprio in mezzo alla casa, che bloccava il passaggio di una porta. Va bene, recuperiamo. Salve, buongiorno, siamo gli esattori. Salve, vogliamo vedere cosa nascondete nelle vostre case. Un letto e nient'altro. Bene, la povertà più totale. Abbiamo beccato l'unico villaggio povero in tutto Minecraft. Bene, salve, buongiorno. Questi non c'hanno manco il pavimento. Ok, ma che cos'è? Una stalla? Bene. Beh, c'hanno l'acqua a casa, Allora, il villaggio è enorme, signori, e noi non abbiamo nessuna premura. Lo visiteremo con molta calma. Questo che è il banco dei pegni. Bene, uno si mette qua, bene, salve, miglior venditore, bang, va bene. Delirio a parte, mi sa che c'è stato un piccolo bug, perché questi dovrebbero essere uniti con l'acqua in mezzo, ma non ci facciamo troppe domande che non ci riguardano. Allora, salve, da dove iniziamo l'ispezione? Da qui, signori, questa me la porto subito a casa, senza ombra di dubbio. Come cazzo la te chiami? Ripara e disincanta. Questa mo ce la portiamo a casa, che già è un plus. Qui questa vuota, a casa del fabbro, interessante. Con la chest subito per noi troviamo ferro, un pezzo di armatura che non è male, arboscelli, oro. E questa è ossidiana? Allora, l'ossidiana ce l'abbiamo già, 7 pezzi di ossidiana. Cosa possiamo lasciare? Il kelp, che sinceramente non ce ne frega nulla. In tutto questo però sta calando la notte, quindi signori, attenzione che abbiamo lasciato pure qualcosa. Allora, scusatemi, questa te la puoi mettere, grazie, gentilissimo. Andiamo a dormire prima che mo compaiono i mostri. E mo, no zio, te devi lavare, mi dispiace, non mi dispiace, passerai una notte insonne, ma dobbiamo dormire noi, non tu. Ok, grazie, molto gentile, sì, è contento di vederci. No, non ce ne fotte assolutamente nulla. Andiamo, continuiamo l'ispezione di questo villaggio, signore. Una doppia porta. Interessante. Mi piace questo villaggio, signore. Tanta roba, è bello pianotto. Qua la doppia porta che non porta a nessuna parte. Allora, io questo non lo leverei, perché secondo me qui, se leviamo questo coso di qui, andiamo a perdere il nostro villaggero che fa da un'altra cassa pane. Posso portarmela a casa il pane? No. A cosa posso rinunciare? Non rinuncerei a niente, sinceramente. Cosa possiamo rinunciare? Alla terra. Rinunciamo alla terra. Ma il pane mi serve realmente? Ma forse no. Non del tutto. La carne marcia la possiamo rilasciare pure. E possiamo anche lasciare... Che cazzo lasciamo? La TNT. Perché mi sto portando la... Tu sei il fabbro? Sì, sei il cuoiaio. Pelle e smeraldi per un coso. Vabbè, non c'ho niente di tutto questo e quindi amen. Di qua c'è nient'altro? No, non mi sembra di vedere nient'altro. C'è un maiale che vaga. Ma è enorme sto villaggio, signori. Porca miseria. Abbiamo beccato proprio bello grosso. Allora, qui è dove abbiamo dormito e non c'era niente. Salve, tu che fai nella vita? Il cuoiaio pure tu. Ma che cazzo, ma fanno tutti i cuoiai qui? Abbiamo beccato un villaggio di cuoiaiosi, di cuoiai, non cuoiaiosi, che cazzo lo dico, vabbè, niente, era tanto per dire. Letti vuoti, bene, tanti letti e nessun, la campana, ce la portiamo a casa la campana, signori, la campana, magari una me la porto a casa, signori, magari una campana me la porto a casa, al posto di che cosa? E porca miseria, a cosa rinunciamo? Rinunciamo alla pietra, l'elmetto me lo metto in testa, così, perfetto. Abbiamo recuperato un attimino di spazio, mi sono un attimino perso. Di là mi sa che c'è una pecora nera, sì, una pecora nera, il villaggio continua là sopra. C'è un'altra campana, che sinceramente mi sono rotto le palle, lasciamo lì dove sta. Queste sono quelle che abbiamo visitato prima, sì. Iniziamo a salire
la risalita, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Qui c'è una porta aperta con un'altra cassa. Porca miseria, signori, quante cazzo di casse stiamo a trovare? Mele, che sinceramente a quanti alberi ho spaccato fino non ne ho trovato manco una. Queste mele, mo ce le portiamo a casa, che mo famo le mele d'oro. Il pane ce lo portiamo anche a casa. Questo letto giallo non ci interessa più di tanto. Là c'è un portale. Mi piace questa situazione, signori. C'è anche un portale abbandonato. È un bel villaggiotto, un bel villaggiotto. Altra casa in cui ci sono due letti e un'altra cassa. Porca miseria, signori. Mele a go-go e pane come se non ci fosse un domani. Bene, bene. Tutto questo noi dobbiamo anche andare a trovare il tesoro che abbiamo visto nella mappa. Salve, buongiorno. Tu cosa sei? Un chirico. Perfetto. Carne marcia l'abbiamo abbandonata e la redstone mi servirebbe, signori. Ma no, che cazzo la fa bere questo? Anche questo me lo potrei portare a casa, ma mi sa che non c'ho più spazio in inventario. Vediamo, fatemi fare un attimo di mente locale. Facciamo una cosa, mettiamo spine, no, mettiamo pantaloni normali. Mamma mia, che stiamo vestiti proprio brutti. E ci recuperiamo pure qualcosa, signori. Dici, ma che te ne devi fare adesso di queste cose? Nulla. Ah no, però così lui non è più un chirico. E che me frega a me, sei tornato ad essere disoccupato, zio. Trovati un altro lavoro, trovati un altro lavoro. Allora, di qua procede la situazione? No, sì che procede, signori. C'è un villaggio nel villaggio. Qui la situazione procede. C'è là quello abbandonato. Ok, ma in tutto questo noi con la mappa come cazzo siamo messi? Abbiamo trovato anche lui. Ok, altra casa senza nulla di interessante. Qui mo c'è sta una grotta. Potremmo anche scendere in grotta, signori. Potremmo anche scendere in grotta, ma non scenderemo in grotta. No, questa è una casa sospesa. Ma che cazzo era? Con la lava, ma signori, fantascienza più totale. Ma che cazzo? Ma perché poi là c'è del terreno arato? Va bene, c'è del ferro che però preferirei non andare a prendere. Qui c'è cose da ispezionare. Ma questa è la montagna, quella vicino mi sono perso, mi sono geograficamente perso. Qui c'è qualcosa di interessante? No. Allora, siccome voglio andare a visitare quello là sopra, di qua ci posso arrivare? Sì, ma rischio la morte, quindi evitiamo questi giochi strani di parkour. Passiamo in maniera molto tranquilla di qui, saliamo sul portalone e voglio vedere, signori, se quella zona là è quella dove c'è il villaggio pillager. Mi manca questo piccolo passaggio. Potrebbe essere la zona del villaggio pillager, quindi essere tutto molto vicino. Questi stanno a pomiciare sotto l'albero, bravi, bravi, bravi. Io giustamente la terra l'ho mollata a casa, bene, quindi non ho come salire qui sopra. Ok, vediamo se riusciamo a salire così, in maniera molto brutta, ma in qualche maniera dobbiamo fare. Abbiamo un pochino di terra che abbiamo recuperato forse adesso. Sali, bravo, bravo, bravo. Bravo, riusciamo a salire ancora? Sì, ok, ce l'abbiamo fatta, signori. Siamo sopra la montagna, siamo al portale. Non c'è il blocco d'oro, bastardi, se lo sono fregati. Una mela d'oro che mi devo portare per forza a casa, senza ombra di dubbio. Delle pepite che fanno sempre piacere. E rinunciamo a che cosa, signori? Rinunciamo a che cosa? Rinunciamo alla zappa, ma vaffanculo la zappa, ma vaffanbagno la zappa, e recuperiamo la mela d'oro che mi interessa di più. Ora, l'unica cosa che voglio capire è se da quel lato c'è il villaggio pillager, perché se ci sta il villaggio pillager, allora so perfettamente dove è il villaggio e questa cosa mi può tornare utile. E io come cazzo ci arrivo là? Questo è un grosso problema. Va bene. Missione ricerca villaggio pillager abolita, signori. Annullata subito, neanche il tempo di iniziarla e l'abbiamo già annullata. Noi in tutto questo abbiamo 7 blocchi di ossidiana. Secondo me muoio malissimo io se scendo di qua. Penso di sì, ma non è un problema. Abbiamo le ginocchia per questo, signori, per sfracassarcele male cadendo da una montagna. Lo faremo? No, no, per questa volta decido di no. Ok, signori. Detto questo, mo ci mangiamo l'anguria che stiamo a perdere un cuoricino, ma si sì, mangiatene due che non si sa mai. Allora, signori, ora altro breve taglio, così non vi annoio che già abbiamo rubato il rubabile dentro un villaggio. Di qua ci posso passare, di qua, ok, passiamo di qua. Voglio trovare quel cazzarola di tesoro del mare, che porca miseria.
Ci manca il tesoro del mare. Il villaggio, villaggio. Non lo so. Va bene, dettagli, signori. Andiamo a cercare sta cazzo del villaggio del mare, il tesoro del mare, che mi ha rotto le scatole, che è mezz'ora, che è dallo scorso video che lo stiamo cercando e non lo stiamo trovando. Abbiamo trovato un villaggio, che dico, ok, ma non è quello che ci serviva. Allora, capiamo un attimino. Allora, io in questo andando così, lui si sta spostando in questa direzione, giusto? Sì, quindi proviamo ad andare di là. No, proviamo ad andare di qua. Va bene, signori, faccio un rapido taglio e ci vediamo appena mo' becco il villaggio. Mo' becco il punto dove andare a scavare, che poi ci sarà pure da ridere lì. Ci sarà da ridere per trovare il tesoro. No, voi signori, non potete capire, è fantascienza. Cioè, là c'è il nostro villaggio che abbiamo appena rubato il rubabile, e a fianco c'è sta un altro villaggio. Ma di che cazzarola stiamo a parlare? Cioè, io sto semplicemente cercando il mio tesoro, signori. Io sto cercando il mio tesoro e mi spuntano villaggi come se non ci fossero domani. Allora, tutto buono e benedetto, come oserei dire, perché boh, possiamo andare a dormire che eravamo messi un attimino male, signori. Ma no, vabbè, signori, ma stiamo scherzando. Un altro villaggio. Un altro villaggio, zio. Oh, cazzo, allora, quindi però non ci sta il letto. Mi serve un letto, ragazzi, scusatemi. Dove sta la vostra ospitalità? Mi serve un letto. No, 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 mi serve un letto velocissimo. Mi serve un letto velocissimo, signori. Mi serve un letto nella maniera più veloce. No, 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 no. Mi serve un letto. Dai, dai, mi serve un letto. Fatemi dormire. Mannaggia, vostre sorelle. Fatemi dormire. Fatemi dormire. No, no, non ci sta un letto. Ma che cazzola che c'è? Un villaggio senza letti? Ma che cazzola di villaggio peccato? Oh, via, zia, via. Oh, ok. Non me ne frega nulla di questo qua che doveva dormire a posto mio. Allora, levati dalle scatole. Signori, abbiamo un altro villaggio da derubare completamente, nella maniera più totale. Ma io non ci posso credere, non ci posso credere. Sì, tutto questo, io non ho trovato il tesoro, ma stiamo trovando pane, come se non ci fosse un domani. Bene, armature che si incendia, basta. Mi sono rotto un attimino le scatole. E va bene. Come cambiano i progetti dei vari video, signori? L'obiettivo era quello di trovare uno smeraldo che mi interessa tanto. Pane, grazie. Sono dei buoni. Sono dei panificatori questi, di questi villaggi. Trovo pane come se non ci fosse un domani. E dove l'avevo vista l'altra cassa? Ci sta anche la mappa. Mappe vuote, sinceramente, non mi servono. Pane, li stiamo lasciando senza cibo. Il coso della mappa non mi serve e glielo lasciamo lì. Qui abbiamo visto qualcosa di interessante. Questo, ma non me lo posso portare. Non c'è più spazio alimentario, anche perché dovremmo anche già andare a abbandonare parecchie cose, perché devo trovare il cuore dell'oceano lì, il trofeo nella cassa sperduta in mezzo al mare. Questi stanno a parlare del più e del meno. Io vi fotto la roba a casa. Questo sta a saltare sul letto. Bravo, continua a saltare. Io vi rubo il rubabile. Allora, patate le posso prendere? Sì, una mela e un libro, che sinceramente non ho che farmene. Gli alberelli me li prendo? Sì, me li sto portando e va bene così. Il libro mi serve? No, il libro non mi serve. Signori, facciamo, che vedevo di, faccio un altro breve taglio e rubo tutto da questa casa. Da dove cazzo la venivo io? Mi sono perso, signori. Da dove ero arrivato io? Da qui? No, non penso che ero arrivato da qui. Salve, buongiorno, buongiorno, salve. Salve, sono venuto a rubarvi tutto. Smeraldo, importante, pane, va bene. Signori, è un video in cui rubiamo il rubabile a tutti. Siamo Robin Hood, signori, siamo Robin Hood. Rubiamo ai ricchi per dare ai poveri, che sarei io. Oh, che bella questa, l'affumicatore, ma non ho come portarmela. Potrei cedere, potrei mollare un sacco di cose, però va bene. L'affumicatore ti fa cuocere più velocemente il cibo. Oh, ma riusciamo a trovare sta cazza? Oh, finalmente! Porca miseria, ce l'abbiamo fatta, signori. Qua ci stanno le galline, buono a sapersi. Ce l'abbiamo fatta, signori. Abbiamo trovato la zona del tesoro. Allora, riusciremo a trovare il tesoro? Questo è un altro paio di maniche. Questo è un altro paio di maniche, però già siamo più vicini. No, ma è fantastica questa zona. Ma è bellissima con la cascata che scende così. Ci manca che il mio tesoro è lì sotto. Ci manca che il mio tesoro è lì sotto e io smatto terribilmente. No, non è lì sotto il nostro tesoro. Siamo stati fortunati. Non è lì il nostro tesoro è in quella direzione. Io però devo mangiare perché già non mi fa più correre. Bene. Comunque le angurie come sono inutili come poche cose al mondo.
Oh, perfetto. Allora, giustamente poteva essere una cosa facile? Poteva essere facile, signori? Assolutamente no, assolutamente no. Poteva essere una cosa facile, ma non è per noi. Allora, il tesoro dovrebbe essere qua sotto, in teoria il tesoro dovrebbe essere qua sotto. Punto più, punto meno, ma noi a mano libera non possiamo minimamente cercarlo, questo tesoro, signori. Dobbiamo crearci una pala, un qualcosa, perché sennò mo usciamo pazzi. Va bene, intervento, il rapido intervento lavorativo. Rapido intervento lavorativo. Tutto questo, vabbè, casomai vado a dormire da quella, signori. Ci vediamo appena trovo il tesoro, signori. Rapido taglio, rapido taglio. Signori, l'abbiamo trovato, abbiamo trovato il tesoro. Allora, fatemi un attimino magnare nuovamente qua l'anguria. È stato complicato? Sì, complicatissimo? No, 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 no. Allora, intanto scendiamo giù. Fermi tu, voglio recuperare tutti i cuori. Voglio recuperare tutti i cuori perché mo ci sta fottuta. Che mo scendiamo, perdiamo l'ossigeno e moriamo subito. Allora, vediamo cosa c'è intanto dentro la cassa. Il ben di Dio, c'è, signori, recuperiamo tutto. Gli diamanti, abbiamo trovato pure il. Non ci avevo fatto caso ai diamanti, signori. Lo pigli sto cazzato di pezzo di ferro. Ok, fermi tutti. Se mi torniamo in superficie che mo stavamo a morire male. Bene, i diamanti, signori. Abbiamo trovato i diamanti. Abbiamo trovato i diamanti e c'è un problema. Dobbiamo fare spazio nel nostro inventario. Il sole sta calando e questa cosa non è per niente buona. Dobbiamo fare spazio nell'inventario, signori. Dobbiamo fare spazio nell'inventario. Cosa lanciamo via? Lanciamo via intanto le altre due pale che abbiamo fatto, che sinceramente non ci servono più a un cacchio. Via 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 via, veloce 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 veloce, mangia tutto, è mangiabile. Corri, 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 scendi, 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 scendi velocissimo, recuperiamo il recuperabile, scendi, 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 scendi velocissimo, scendi, cazzarola della miseria. Allora, il cuore del mare, bene, diamanti, diamanti, oh cazzarola, butta via sti alberelli, il cuore del mare, le ampolle sono vuote, no, respirazione acquatica, cazzo, la respirazione acquatica mi potrebbe tornare utile in questo preciso istante, ma no, noi siamo dei pirla completi. E quindi senti, te magni, te finisci di magna stanguri. Cosa posso lanciare ancora via? Ma butta via il grano, sinceramente, signori. No, no, fermi tutti, butta via la sabbia. Ma chi se ne frega della sabbia, signori? Ma chi se ne frega della sabbia? Possiamo recuperare tantissime cose. E recupera sì, l'espirazione acquatica. Che porca miseria, ce ne vuole. Ce ne vogliono. Questo gioco mi vuole male. Ok, dai, 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 che abbiamo finito anche le angurie. Bene così, sta calando il sole. Dai, 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 ma io sto facendo tutto questo per recuperare che cosa? Niente, due pesci nella respirazione acquatica, ma chi se ne frega, signori, di due pesci nella respirazione acquatica? Eppure sapete che quando dici uno c'è, uno se lo piglia, quando non c'è, uno non lo piglia. Ma in questo caso c'è, mi devi levare sta sabbia del cacchio che non mi serve a nulla. Prendimi il pesce che mi torna utile, e mi serve una sola respirazione acquatica che l'andiamo a recuperare subito. Sta calando la notte, sta calando la notte, noi stiamo a morire, noi stiamo a morire. Una respirazione acquatica, perfetto, signori, abbiamo recuperato tutto quello che ci interessava. Ora mi interessa subito, subito, veloce, veloce andare a correre. Questa graphing demo l'abbandoneremo qui in ricordo di questa impresa. Corriamo velocemente a casa, signori. Dici, ma che ti serve la respirazione acquatica? A nulla, ma dopo che ci sono stato due episodi per recuperare sta cazzarola di tesoro, sinceramente. Me la porto anche a casa. Andiamo velocemente a richiedere ospitalità ai nostri amici villager che saranno contentissimi di ospitarci. Via, 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 veloce, 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 veloce. Corri, corri, ragazzo, corri, Forest, corri, 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 corri. Qua ci sta il dirupo universale, evitiamolo velocemente, come se non ci fosse un domani. Occhio, occhio, guarda, guarda come cadiamo di sotto. Madonna mia, sono saltato male, sono proprio saltato male. Era bellissimo, se morivamo lì era proprio fantastico, era proprio fantastico. Dopo tutto questo, tutto quello fatto per portarci a casa sti cazzarola dei trofei marini, era bellissimo se cadavamo lì e morivamo. Voi non state a dormire, perché non state a dormire? Siete dei pazzi sclerati, mo arrivano i mostri e vi mangiano vivi. Allora qua dovrebbe esserci il letto, zio, te devi da va, devo dormire. Ok. Ce l'abbiamo fatta, è andata bene, è andata bene, signori, è andata bene. Grande bottino, signori, grande bottino, grande soddisfazioni. Detto questo video è durato pure tantissimo, nonostante volessi fare dettagli, ma non ci siamo riusciti. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui domani per un nuovo appuntamento. Bella raga, ciao!